Il Piacenza debutta in Coppa Italia mercoledì 6 ottobre, ospite del Galeano e il Perugia di Giovanni Cornacchini. Un bel duetto Ferrante-Ferrazzoli libera il primo al destro vincente, ma proprio Cornacchini è in agguato. Lucci sbaglia un comodo appoggio e Dondoni può esaltare col suo cross le doti di opportunista dell'ex biancorosso. Sempre nel primo tempo, Turrini serve all'ottimo Piovani la palla del 2-1. In avvio di ripresa, Dondoni devia malamente nella propria porta un traversone di Ferrazzoli e Di Cintio spreca dal dischetto l'occasione del 4-1. Il ritorno non è solo una formalità, anche se i primi 45 minuti scorrono tranquilli. È il solito Cornacchini ad accendere la speranza dei grifoni, perfetta la sua scelta di tempo sul cross di Beghetto. Finisce 1-0 per il Perugia, risultato che qualifica i biancorossi di Cagni fra le intemperanze di un pubblico inviperito per presunti torti subiti dagli umbri nel finale di gara. La dirigenza del Perugia mal tollera l'eliminazione. Il turno successivo, infatti, riserva il Milan. A San Siro, Capello e Cagni presentano due schieramenti rimaneggiati, un po' per forza, un po' per scelta. Il Milan va in gol con una punizione dalla distanza di Alessandro Orlando, spreca qualche occasione e nel finale viene raggiunto da un guizzo sotto misura di Stefano Maccoppi. Grande esultanza in campo biancorosso per un risultato probabilmente inatteso. La partita di ritorno è annunciata dalle polemiche relative alla data prescelta e alle necessità del Milan. Finisce in gloria per un Piacenza motivato, accorto e capace di colpire, quasi in chiusura, grazie a Piovani. È il momento di maggiore popolarità della piccola, autarchica squadra di provincia. Nei quarti di finale, a gennaio, il Piacenza affronta il Torino. Al Galeana le cose si mettono subito male. Annoni supera di testa Gandini. Poi la fantasia di Francescoli serve la praticità di Venturin per il 2-0. Eppure i biancorossi trovano il modo di reagire. Nella ripresa una insistita azione di Ferrante consente a Ferrazzoli di ridurre le distanze. È solo il prologo al gol del pareggio costruito da Moretti e realizzato dal tempestivo Piovani. Il 2-2 finale suona comunque favorevole al Toro in vista del match di ritorno. Al Delle Alpi i Granata vanno in vantaggio con Sinigaglia, lesto a riprendere una respinta di Gandini su punizione di Francescoli. Cagni potenzia subito l'attacco e allo scadere della prima frazione Piovani, al volo, trasforma in gol un prezioso invito di Turrini. Il Piacenza sfiora il colpaccio a 9 minuti dal termine. Cross di Polonia e gran colpo di testa di Ferrante con palla d'un soffio alato. La punizione severa arriva allo scadere e porta la firma di Venturin. Il Piacenza è eliminato a testa altissima.